Buonasera, non so in quale momento della giornata ascolterete questo mio breve contributo e mi dispiace sinceramente di non poter condividere con voi fisicamente questa importantissima mobilitazione, ma questo mezzo virtuale mi consente in qualche misura di condividere con voi il senso della vostra mobilitazione. L'Italia è una nazione fra le nazioni europee, non solo l'Italia, ma diciamo fra le nazioni di più lunga democrazia, affetta da una grave malattia, molto grave, forse è la principale delle malattie italiane, anche se non sembra. L'Italia ha ancora nelle vene, nelle fibre, il male del fascismo annidato come quelle cellule cancerogene che non si riescono a debellare e che possono provocare metastasi e che a volte le provocano. Per questa ragione noi abbiamo avuto le stragi. Per questa ragione le stragi non sono state punite, non hanno trovato colpevoli. Per questo abbiamo nel paese questi lati oscuri, vergognosi, indegni di una democrazia. Per questo abbiamo avuto Bolzaneto e la caserma Diaz e via dicendo. E quella malattia sono quelle cellule cancerogene, le cellule della peste nera. Perché le abbiamo? Perché l'Italia non ha voluto fare i conti col fascismo. L'Italia si è autoassolta. Ha propagato la retorica degli italiani brava gente. È una retorica fradicia, marcia e bugiarda. Certo, in Italia ci sono tante bravissime persone. Questo è vero. Ma la nazione, le strutture portanti allo Stato della nazione non sono buone per definizione, né l'intera Italia può essere assolta. Il fascismo italiano fu un regime genocida, assassino, criminale, razzista e colonialista, non perché si alleò con i nazisti. Lo fu prima e in proprio, basta pensare ai due genocidi di cui fu direttamente e da solo colpevole il fascismo italiano. Lo sterminio in Etiopia e il genocidio della Cirenaica. Ma l'Italia con quegli stermini e con quel regime non ha fatto i conti perché non ha avuto una Norimberga. E perché non ha avuto una Norimberga il fascismo? Perché i partigiani hanno salvato gli ex fascisti da questo. Perché i partigiani, essendo state forze combattenti, un vero esercito di liberazione, a fianco degli alleati, hanno fatto figurare l'Italia non solo come potenza sconfitta, ma anche in qualche misura come potenza vincitrice. Questo non è accaduto in Germania, che ha avuto forme di resistenza, ma non significative e importanti come quella italiana, al punto da formare un esercito di liberazione nazionale. La democrazia italiana, nella persona del guardasigilli Togliatti, volle l'amnistia. Fu giusto farlo, non si tiene un paese in guerra. E i fascisti, gli ex fascisti, tornarono in grandissima misura alle loro case e persino alla politica, camuffati nei partiti dell'estrema destra che portavano fiamme e nuove, come diciamo, definizioni, ma in realtà erano i fascisti. Il guardasigilli Togliatti fece un errore, non chiese contestualmente all'amnistia che chi era stato compromesso col regime non entrasse in nessuna misura negli organi dello Stato. Ma tutto passò in cavalleria, perché? Perché cominciò la guerra fredda e il governo degli Stati Uniti di allora si fidava molto più degli ex fascisti che dei partigiani di ogni fede, che fossero comunisti, socialisti, azionisti, cattolici e via dicendo. Vennero espulsi i partigiani dalle questure, dalle prefetture, dai servizi segreti e vi entrarono gli ex fascisti. Il fascismo così si è annidato nel tessuto della nostra nazione e ha continuato a produrre
attraverso la sua radice i frutti tossici che conosciamo. Con Berlusconi è stato riaccreditato. È arrivato il revisionismo strumentale, ignobile dal salotto televisivo. Frettoloso, falso, strumentale, bugiardo, ridicolo. Le onoranze al duce fatte dalla sua nipote Mussolini o da altri, il buon nonno, un assassino schifoso, un traditore dei suoi, persino dei suoi camerati, uno svergognatore dell'onore fascista. Io sono antifascista, l'onore fascista mi sembra una cosa strana, però voglio fare uno sforzo. Ebbene, Mussolini ha pugnalato anche alla schiena l'onore fascista, perché ha pugnalato alla schiena i suoi camerati ebrei, come Finzi, che fu il primo segretario del Partito Nazionale Fascista, che fu Ravenna, che fu Podestà di Ferrara, Jachia, che fu fondatore dei fasci di combattimento a Trieste. Ma soprattutto pensate quanto fosse schifoso Mussolini, che dopo aver avuto per 12 anni un'intellettuale ebrea fascista, Margherita Sarfatti, che secondo lui fu quella che lo formò al fascismo, ebbene, ha fatto le leggi razziali antisemite. Ma ripeto, oltre a questo ci sono due genocidi, ma noi continuiamo a sentire l'infame retorica degli italiani brava gente, che ci furono. Chi furono la brava gente? Furono i militari italiani di Cefalonia, che si fecero trucidare per resistere alle richieste dei nazisti. Furono le centinaia di migliaia di militari italiani che dissero di no alla Repubblica Sociale e subirono le torture dei campi di internamento nazisti. Furono i partigiani soprattutto che restituirono libertà e onore all'Italia, e ve lo dico con un'espressione di un uomo di centrodestra che non può essere sospettato di simpatie sinistrorse. Si chiama Gianfranco Rotondi, è stato ministro del governo Berlusconi. Gianfranco Rotondi, rispondendo a un esponente dell'UDC, Volonté, che chiedeva di mettere nella Costituzione italiana il divieto dell'apologia del comunismo, ha risposto: non ci fu un comunismo, ci furono molti partiti comunisti. A noi i comunisti ci hanno riportato libertà e democrazia con il sangue dei partigiani. Sono parole di Gianfranco Rotondi, esponente della destra democristiana, confluito in Forza Italia e diventato ministro del governo Berlusconi. C'è stata l'esternazione di Gianfranco Fini, ex fascista, che ha fatto un suo percorso. Non indaghiamo su quale sia e quanta l'autenticità, non siamo i giudici della testa degli altri. Tuttavia, Gianfranco Fini ha dichiarato: il fascismo fu male assoluto, non il nazismo, il fascismo. Quindi quello che voi fate è contrastare il male assoluto. Ma neppure le esternazioni di Gianfranco Fini sono servite a bonificare l'Italia dalla palude del fascistume che continua a esistere, che viene foraggiato, che viene coccolato, fino al punto di permettergli di esprimersi in manifestazioni che sfregiano i monumenti, come è successo a Lovere, dell'antifascismo, che sfregiano la nostra Costituzione, quindi che dovrebbero immediatamente essere dichiarati fuori legge. Ma comunque, quello che voi fate, che fate per tutti noi, è contrastare questo fascismo. Ma noi abbiamo bisogno di altro. Noi abbiamo bisogno di iniziare un cammino attraverso l'ANPI e le altre associazioni di denuncia di tutte quelle istituzioni che permettono a questi neofascisti di esprimersi. Scusate, di esprimersi impunemente. Come? Denunciandoli per violare la legge dello Stato, non i nazisti che marciano, ma coloro che gli danno i permessi. Perché il transitorio 13 o 12 della nostra Costituzione dice che è proibita in qualsiasi forma la ricostituzione del partito fascista. E allora, usando le leggi che ci sono nella nostra Costituzione, noi non dobbiamo denunciare solo i neonazisti, ma denunciare chi dà loro fiato e aria, chi li finanzia e chi li foraggia. E dobbiamo chiedere che nella televisione, nelle istituzioni, venga dato spazio a una cultura e a una formazione che sia radicalmente antifascista. La resistenza è stato un evento politico, sociale e storico, ma non solo questa. È stato, a mio parere,
un evento sacrale, lo dico in senso laico, che ha generato dei libri sacri, esattamente come accade ai grandi monoteismi. I libri sacri della democrazia si chiamano Costituzione Repubblicana, Carta dei diritti universali dell'uomo. Devono essere insegnati e commentati prima dei primi ordini della scuola. Deve essere introdotta la materia che li insegna e deve essere la materia decisiva per uscire dalla scuola dell'obbligo. Decisiva a tal punto che se qualcuno non conosce queste carte e non le sa commentare nei loro principi fondamentali, non dovrebbe uscire dalla scuola dell'obbligo, non dovrebbe neppure accedere al lavoro e neppure prendere la patente. È necessario fare un'azione radicale di bonifica del fascismo. Non c'è da scherzare. Quelli che dicono che sono ragazzotti con le viscere bollenti, quelli che inneggiano al nazifascismo negli stadi. Ebbene, vi voglio dire una cosa, la dico sempre. Uno dei più efferati assassini del dopoguerra, della guerra della ex Jugoslavia, un uomo che con le sue milizie ha causato la morte con violenza inaudita, con torture terrificanti di 15.000 civili innocenti. Quest'uomo si chiamava Arkan, le sue milizie erano le Tigri. Ebbene, prima di fare l'assassino torturatore criminale, era il capo della tifoseria ultras hooligan della squadra di Belgrado, la Stella Rossa. Ecco perché non bisogna sottovalutare. Questi che attraverso la violenza inneggiano quei simboli sono i futuri aguzzini massacratori delle future dittature. Vanno fermati e la loro cultura va espunta dalla nostra società democratica. È compito di tutta la società. Voi siete l'avanguardia, ma dobbiamo prendere coscienza che abbiamo un lungo lavoro da compiere e che deve entrare nella coscienza di tutti i politici, di uno schieramento e dell'altro. L'antifascismo non è questione di destra o sinistra, è molto di più. L'antifascismo è sinonimo di umanesimo, è sinonimo di democrazia, è sinonimo di libertà. Chi giura alla nostra Costituzione senza essere antifascista è uno spergiuro, è un uomo indegno di rivestire una carica pubblica. Cominciamo a dire queste cose sempre con più impresa e più forza. E da ultimo, combattiamo l'origine di tutto questo. È il lascito di Primo Levi. Ci ha detto, nazismo e fascismo sono stati generati dalla logica del privilegio. Noi siamo ricolmi di questa logica nel nostro mondo. Dobbiamo contrastare questa logica. Dobbiamo promuovere l'uguaglianza di tutti gli esseri umani. E uguaglianza non vuol dire l'egalitarismo di tutti che vivono nello stesso loculo con lo stesso stipendio. Uguaglianza vuol dire questo. Pari diritti, pari dignità, pari accesso all'eccellenza conoscitiva e pari opportunità. Questa è l'uguaglianza. Ma parlare di libertà e di democrazia senza che questo avvenga fra uomini liberi è un'ignobile caricatura. La democrazia diviene una pura scorza e la libertà diventa vaniloquio. Quindi promuoviamo l'uguaglianza degli uomini e contrastiamo la logica del privilegio. Voi lo state facendo, io sono con voi e ricevete per questo una grande benedizione da tutti noi antifascisti e democratici. Grazie per avermi ascoltato.